Benvenuti ad un'altra puntata di Progetto Salute. Ovviamente ormai sapete benissimo che è un programma di medicina. Naturalmente qui in studio con noi abbiamo di nuovo ospite, io lo ringrazio, il dottor Antonino Alberti, che è dirigente medico di unità operativa di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Buonasera, grazie. Grazie a lei di averla di nuovo mia ospite, e per continuare un discorso importante, un discorso che abbiamo affrontato nella precedente puntata con le vene, adesso che continuiamo con un altro importante, ecco, proseguo, cioè le arterie. Quindi parliamo in generale più o meno, ecco, che funzione hanno innanzitutto le arterie nel contesto, ecco, della funzionalità del nostro organismo, e poi ovviamente parleremo delle eventuali patologie. Allora, buonasera, grazie ancora per l'invito, per il cortesissimo invito. Intanto io dico sempre ai miei pazienti che come parlare delle arterie, rispetto alle vene, è come parlare del mare, delle montagne. Nonostante spesso anatomicamente camminano assieme, sono delle strutture anatomiche totalmente differenti, sia dal punto di vista istologico che dal punto di vista della loro funzione. Ovviamente veicolano entrambe il sangue, ma hanno delle funzioni totalmente diverse. Le arterie portano il sangue ossigenato, arterioso ai tessuti, che attraverso i capillari poi scambia l'ossigeno e le sostanze nutritizie, raccoglie le sostanze di scarico e ritorna indietro al cuore con le vene. Le arterie sono dei vasi molto più strutturati delle vene. Le vene noi le chiamiamo vasi di capacitanza, cioè servono a raccogliere il sangue. Le arterie sono dei vasi muscolari. Le arterie sono dei vasi muscolari, per cui sono molto più, si dilatano con la sistole cardiaca e non contengono molto sangue, nonostante possa sembrare il contrario. La patologia delle arterie è molto più grave in alcuni casi rispetto a quelle delle vene, per il semplice fatto che essi portano il sangue ossigenato, per cui quando si chiude un'arteria, al tessuto di pertinenza non arriva più ossigeno, il tessuto rischia di morire, come diciamo noi, con la gangrena. Quindi insomma hanno una Sì, sono funzione anche delle strutture pericolosa, insomma, se, fondamentali, ecco, molto. Per esatto. esempio, poi parleremo ovviamente più compiutamente avanti, quando si ammalano le arterie del cuore, sopraggiunge l'infarto, quindi la necrosi del miocardio, del muscolo cardiaco. Quando si ammalano le arterie delle gambe arriva la gangrena ischemica dell'arto. Quando si ammalano le arterie del collo, le carotidi, arriva l'ischemia cerebrale. Quindi voi potete capire della grave importanza, della seria importanza che hanno le patologie arteriose. Certo, esattamente. Allora, riguardo a questo, come vengono diagnosticate proprio le patologie Allora, intanto arteriose? partiamo dal presupposto che le patologie arteriose sono di due grossi capitoli, che sono le patologie ostruttive e le patologie dilatative. Le patologie dilatative sono quelle che noi chiamiamo aneurismi. Le patologie ostruttive sono quelle che noi chiamiamo aterosclerosi, malattie ostruttive delle arterie. La diagnosi diventa un po' complessa, ovviamente in base anche al tipo di patologia arteriosa, in base al tipo di arterie. E sicuramente, come d'altronde lo era per le vene, un ruolo principe è quello dell'ecocolon Doppler arterioso. Ormai con l'ecocolon Doppler arterioso si diagnostica il 90% delle vascolopatie arteriose, sia della aorta che degli arti inferiori che delle carotidi. Quindi, insomma, voglio dire, in questo senso è importante anche la È prevenzione. importante la prevenzione, sì, nelle arterie la prevenzione è fondamentale anche intanto per quanto riguarda lo stile di vita, perché le arterie risentono moltissimo del nostro stile di vita. Ad esempio, risentono dell'abitudine al fumo di sigaretta, si ammalano, la mortalità e l'incidenza di aterosclerosi dei pazienti fumatori è altissima. Risentono molto dello stile dell'alimentazione, della vita sedentaria, per cui il colesterolo si accumula nella tonaca parietale arteriosa dei vasi arteriosi e poi alla fine va a formare le placche che costruiranno le arterie. Quindi è fondamentale sia lo stile di vita Quindi nel anche un proprio. eccessivo stress, magari una Uno vita stress stressante. ovviamente, come si ammalano per il diabete, si ammalano per l'ipertensione arteriosa, quindi le arterie diciamo che sono l'organo bersaglio di moltissime patologie e di moltissimi stili di vita sbagliati.
Esatto, quindi anche in questo caso è importante, ecco, condurre, cercare quantomeno di Quantomeno. condurre una vita un Sì, po', diciamo, tra difatti ai virgolette, sana. pazienti, io spesso quando vediamo dei pazienti con arteriopatie periferiche, noi consigliamo, oltre alla terapia farmacologica, quando è il caso, l'intervento chirurgico, anche la rimozione dei fattori di rischio. Ovviamente quelle che possono essere rimossi, il fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia, e il diabete va controllato, va tenuto sotto un certo valore. Purtroppo quelli che non possono essere rimossi è la genetica. Ne parlavamo già l'altra Sì, volta per i infatti. problemi venosi, la genetica, cioè avere dei parenti di generazioni abbastanza vicine, il padre, il nonno, i fratelli ammalati, Espone purtroppo. esatto, ammalati di malattie arteriose e cardiovascolari ci predispone all'avere anche a Certo. noi malattie cardiovascolari. Quindi in un certo senso, insomma, dobbiamo anche cercare di prevenire il più possibile, non soltanto, ecco, con la dieta, anche con l'attività fisica, anche Certo. con tutto quello che può, diciamo, apportare beneficio in questo senso. Per esempio, le terapie, ecco, in questo caso. Allora, incominciamo a parlare di patologie. Allora, noi, come vi dicevo, si suddividono le patologie arteriose, si suddividono in patologie dilatative e poi noi le suddividiamo in questi due grossi capitoli e poi suddividiamo anche gli organi che vengono colpiti, perché ovviamente cambiano sia le terapie chirurgiche che mediche. Se noi incominciamo a classificarle, forse poi ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda le patologie arteriose degli arti inferiori o quelle dei carotidei, la terapia di fronte a una malattia delle arterie intanto è capire se il paziente va operato, per cui bisogna parlarci, bisogna vedere nello stadio in cui ci arriva, ovviamente. E la terapia chirurgica, oramai nell'80-90% dei casi è, come dicevamo, endovascolare, per cui attraverso un piccolo forellino nella cute e un palloncino si dilatano delle arterie Quindi che non è sono invasiva. ristrette e molto poco invasiva. Per quanto riguarda le carotidi pure, anche se lì c'è da fare un distinguo, che oggi, nonostante diciamo negli anni passati ha avuto un ruolo predominante lo stent nelle arterie carotidi, e adesso si sta un pochino rivedendo la situazione, per cui si è tornata alla chirurgia tradizionale. Inutile che ovviamente qui specificarlo, forse ne parleremo più avanti, Sì. però la terapia chirurgica va sempre verso una mini-invasività, questo in tutti i campi chirurgici, in chirurgia vascolare a Quindi maggior questo per tranquillizzare ovviamente tutti ragione. coloro Assolutamente che magari pensano di andare incontro. sì. Assolutamente sì. Allora, per esempio, quali sono i trattamenti che vengono soprattutto attuati sul paziente qualora si renda necessario, insomma, un intervento chirurgico un attimino tradizionali e secondo quali criteri, insomma, si predilige l'una o l'altra Per quanto operazione? riguarda le arterie carotidi, cioè le arterie che vanno a portare il sangue al cervello, l'indicazione all'intervento chirurgico, sia esso endovascolare che tradizionale, è quando è presente un restringimento della parete dell'arteria superiore al 70%. Cioè dire, il 70% del vaso è chiuso e il lume rimane il 30%, per cui lì incominciamo a discutere sull'indicazione chirurgica. La chirurgia viene preferita intanto, per esempio, nei soggetti giovani. Il soggetto giovane è più indicata la chirurgia perché sappiamo che dura di più nel tempo. Paziente anziano che abbia delle malattie associate, che abbia per esempio un collo molto corto dove operare è un po' difficile, e allora lì preferiamo mettere lo stent carotideo. Anche quando voglio dire c'è una patologia un po' più Sì, anche nelle pesante. patologie avanzate, a maggior ragione, più il paziente è critico, forse è meglio allora non sottoporlo allo stress chirurgico puro, meglio andare sull'endovascolare. Certo. Ovviamente i rischi sono uguali, il comfort è diverso, perché il paziente con un piccolo buco all'inguine, diciamo, ha l'intervento bello confezionato. Però i rischi di Anche qua complicanze bisogna stare intraoperatorie sono esatto. uguali, non c'è, magari il discomfort è maggiore per l'intervento chirurgico, però non si creda che lo stent carotideo non sia gravato anch'esso Esatto, da quindi non è privo complicanze. assolutamente. Assolutamente Soprattutto, insomma, essendo una tecnica anche molto delicata, no. bisogna Sì, stare attenti, molto diciamo. attenti, perché durante il passaggio del filo guida all'interno della carotide si potrebbe
si vorrebbe mobilizzare dei pezzettini di placca, quindi è sicuramente una tecnica che creare. Bisogna saper fare e bisogna soprattutto dare delle indicazioni precise. Esatto, quindi insomma le tecniche chirurgiche più innovative alla fine sono queste qui. Sì, sono lo stent carotidiano. È quello che lei si sente di consigliare comunque anche... Io sicuramente consiglio in alcuni particolari soggetti, sì. Bene, allora cosa è utile considerare riguardo per esempio una prevenzione mirata soprattutto delle patologie dell'arteria, perché sappiamo che possiamo sicuramente cercare di in qualche la modo... La prima cosa da valutare sono i fattori di rischio, il paziente con colesterolo alto, con ipertensione, anche se ben trattata, dovrebbero sicuramente oltre i 50-55 anni fare un ecocolor doppler carotideo. Perché? Perché da studi ormai validati lo spessore medio intimale, cioè della parete dell'arteria carotide, è indice fedele di malattia cardiovascolare. Per cui se io ho un paziente di 50-55 anni con un IMT, non lo chiamiamo IMT, spessore parietale superiore a 1,2-1,4, il paziente ha dei grossi rischi cardiovascolari che potrebbero essere per esempio delle coronaropatie associate, patologie cardiache. Questo indipendentemente dall'età? Indipendentemente, quindi andrebbe comunque controllato. Ovviamente poi se il paziente ha la placca va poi valutato in base alla, come dicevamo, all'indice di stenosi e cose varie. Di fronte a questa situazione il paziente come la può prevenire? Deve correggere la sua pressione arteriosa, deve correggere lo stile di vita, deve tenere il colesterolo basso. Io dico sempre ai pazienti che non basta prendere la terapia per il colesterolo, ma bisogna fare la dieta, certo. Ovviamente. Lo stesso vale per il paziente diabetico. Certo. Il paziente e sappiamo diabetico che deve mantenere la glicemia secondo linee guida internazionali al di sotto dei 140 a digiuno. E non basta fare l'insulina o l'antidiabetico orale. Certo. Ecco, diciamolo pure che non è che queste sono delle linee guida che valgono per tutti, soprattutto per chi ha queste patologie, sì. E soprattutto che non si pensi appunto che basti soltanto... Non basta la pilloletta, ecco, per migliorare il c'è quadro. C'è tutto, certo. Diciamo... Assolutamente sì. Un sistema più complesso. Allora, l'arteriopatia periferica, allora quali sono i sintomi e quali poi eventualmente le cure? Sì, dicevamo l'arteriopatia periferica è l'aterosclerosi che colpisce le malattie degli arti inferiori, le arterie degli arti inferiori. Il primo sintomo generalmente è quella che noi chiamiamo claudicatio intermittens, cioè a dire il paziente cammina, a un certo punto sente un crampo, cioè gli si blocca il muscolo, un forte dolore crampiforme al muscolo. In base al livello, noi già interrogando e parlando con il paziente ci potremmo rendere conto quale tipo di arteria è interessato. Perché se il paziente quando cammina ha un dolore ai muscoli del gluteo o alla coscia, sappiamo che sono interessate le arterie iliache, cioè dire quelle che sono all'interno dell'addome. Se il paziente ha un dolore al polpaccio, noi sappiamo che è probabilmente interessata l'arteria femorale o femorale superficiale, quindi quella che decorre nella coscia. Se il paziente ha un dolore al piede, probabilmente sono interessate le arterie sotto il ginocchio. Già da questo noi ci rendiamo conto qual è il livello arterioso interessato. Ovviamente non inizia spesso solo con la claudicatio. Perché? Perché per esempio nei pazienti anziani noi non possiamo, il paziente stabilire non fa 500 metri, cioè, perché non ha una grossa attività fisica, cioè, e spesso inizia con il dolore al riposo. Cioè il dolore al piede o all'avampiede. Quindi la spia magari. Sì, può segnale. Essere un dolore al dito, una cianosi, cioè un rossore un po' strano al dito del piede, e noi già in base anche alla tipologia di paziente, spesso il paziente è diabetico, arteriopatico, cioè ha avuto degli infarti, ha avuto problemi cerebrali, ha il colesterolo alto, è un forte fumatore, e allora noi da lì già ci indirizziamo. A quel punto si fa un ecocolor doppler che già ci dà il quadro perfetto e preciso sulle indicazioni sia dell'intervento sia il livello della patologia e la gravità della patologia. Certo, e poi eventualmente si può stabilire la cura. Si screena il paziente per un trattamento medico o un trattamento chirurgico. Esatto. A proposito di polpaccio, spesso viene definito come cuore venoso. Per sì. Quale motivo? Ecco, sì, questo? Il cuore venoso, sia il polpaccio che la suola plantare, si chiama sì, il cuore plantare, perché in pratica contengono una grossa parte di sangue che viene, forse, che viene poi ecco. In base durante la deambulazione rimesso in circolo.
Quindi ovviamente è anche importante avere cura delle nostre arti inferiori, certamente, ecco. Assolutamente sì, Soprattutto camminando, come lei aveva accennato, per chi ha la fortuna di averne il tempo, sì, esatto. Beh, anche per la propria salute si deve, sì, ritagliare, certo. Giustamente. Allora, a cosa sono dovute e come si sviluppano le cosiddette malformazioni vascolari? Sì, malformazioni vascolari generalmente sono congenite o post-traumatiche. E sono delle patologie molto complicate perché interessano generalmente il distretto venoso e arterioso, per cui nelle malformazioni vascolari noi abbiamo delle strutture vascolari, infatti si chiamano MAV, malformazioni aterovenose, dove in modo molto anarchico ci sono dei reticoli venosi e arteriosi che si intersecano tra di loro, il cui trattamento è molto complesso. Molto complesso per varie ragioni, intanto perché spesso interessano delle parti, per esempio il viso, o delle parti esteticamente visibili da rispettare. Spesso sono anche molto estese e il loro trattamento può esporre a complicazioni gravi, per esempio la necrosi cutanea, per cui se noi andiamo a trattare una MAV e non sappiamo trattare il ramo terminale, come si dice, ma trattiamo un ramo che porta sangue all'irrorazione cutanea, rischiamo di dare danni. La gangrena cutanea. Esatto. Grazie a Dio non è come una volta si faceva le scissioni in blocco, quindi si facevano delle cicatrici deturpanti. Oggi con la chirurgia endovascolare si embolizzano, cioè dire si arriva fino alla malformazione aterovenosa con un piccolo cateterino, noi li chiamiamo microcateteri, che naviga all'interno del vaso e poi si mettono o delle piccole spiraline che vanno a chiudere il vaso che rifornisce la MAV, oppure si mette una soluzione che fa trombizzare questo vaso, per cui le MAV piano piano, cioè la malformazione vascolare si chiude da sola. Esatto, quindi tutto sicuramente si risolve in modo molto, come dicevamo prima, molto molto meno invasivo rispetto di una volta, al passato, ovviamente anche la chirurgia è evoluta, sì, in modo importante, imponente, sì. Esatto. Allora, per esempio, parliamo dei pazienti che hanno dei problemi gravi a livello diabetico, perché sappiamo benissimo che il diabete porta, insomma, il cosiddetto piede diabetico, sì, quindi sì. Tutte queste. Quindi quando la neuropatia diabetica o l'arteriopatia degli arti inferiori compromettono appunto la funzione o la struttura, ecco, del piede, cosa in questo caso possiamo parlare, ecco, di piede diabetico? Sì, allora il piede diabetico è una situazione molto molto complessa, tanto complessa che ormai negli ospedali molto avanzati sono nate addirittura le unità operative che curano il piede diabetico, quindi è un'entità clinica molto complessa ed è determinata dalla vasculopatia, cioè dall'aspetto multiforme che ha la vasculopatia diabetica. Ne avevamo parlato già in coda nell'ultima discussione che abbiamo avuto. Qual è la peculiarità del paziente diabetico dal punto di vista vascolare? Poi ne parleremo un attimo della neuropatia pure. È che il diabetico si ammala di micro e di macroangiopatia, cioè si ammalano i grossi vasi per aterosclerosi e per diabete. Si ammalano i circoli collaterali, per cui il paziente con un'arteria, grossa arteria chiusa, purtroppo non ha neanche i circoli collaterali di compenso. E si allammalano le piccole arterie del piede, per cui si crea un circolo vizioso. È quel classico quadro che noi diciamo che ha il deserto angiografico, cioè dire noi facciamo l'angiografia e distalmente al ginocchio non vediamo nulla. Per cui l'arteriopatia diabetica è un'arteriopatia più precoce e più grave dell'arteriopatia pura, e qua il primo capitolo. Aggravata dalla neuropatia, cioè dire la neuropatia sensitiva significa che il paziente non ha sensibilità. Io ricordo il nostro libro di chirurgia ci faceva vedere a mo' di Pinocchio il paziente diabetico che avvicinava troppo i piedi alla stufa e se li bruciava. Certo. Perché non hanno sensibilità ai pazienti diabetici, perché sono degli amputati neurologicamente dal punto di vista
dei nervi periferici, per cui non hanno sensibilità, quindi non hanno neanche il dolore, la loro spia non è nemmeno il dolore. Esatto, quindi praticamente non hanno nessun tipo di percezione. Esatto, quindi non ci pervengono negli stati precoci. In questo Ad aggravare il senso. tutto. C'è una importante sensibilità alle infezioni, soprattutto il diabetico scompensato, quindi che lo Certo. dicevamo prima non segue la dieta. Per cui una piccola ulceretta, che è una porta d'ingresso di un batterio, può dare luogo a delle infezioni che vanno attraverso le fasce muscolari che poi portano all'amputazione in urgenza. Un'arteriopatia diabetica è gravissima. Quindi questo a monte si dovrebbe creare il problema, si dovrebbe, il problema si dovrebbe risolvere proprio cercando, ecco, come lei ha Infatti, sottolineato, di di mantenere dei prevenire con lo livelli stile di vita sicuramente. proprio per andare incontro a Esatto. delle Poi non ne ulteriori. parliamo dei pazienti diabetici fumatori, ipertesi, con una Certo. familiarità. Noi vediamo pazienti a 50 anni che hanno arterie di pazienti di 90 anni. Esatto, quindi Sì. ovviamente sono molto più vecchie rispetto Ovviamente. alla Quindi mia hanno età, perché un'età anagrafica relativamente giovane, ma con un'età biologica ormai è esatto, è avanzata. molto avanzata. Ecco, a proposito sempre di patologie diabetiche, in ogni caso il paziente diabetico può andare incontro a questi, Sì, anche se, diciamo di diciamo sì, diciamo che se... assolutamente sì, l'arteriopatia diabetica complica quasi sempre il diabete diciamo, di vecchia data. Ovviamente se un diabete è ben trattato, Quindi seguito, arriverà molto più tardi, sì. quindi in questo senso è È sempre sempre... Anche raccomandabile, prevenire, ecco, sì, sapendo di avere questa assolutamente sì, patologia, quindi controllarsi assolutamente spesso. sì. Con quale incidenza, ecco, volevo Altissima, sapere. altissima. E io ho iniziato a fare chirurgia al quarto anno di medicina, era il 1990, e noi nella nostra clinica chirurgica avevamo il 99 dei pazienti arteriopatici puri, puri, non c'era un diabetico. Ora nella nostra chirurgia vascolare il 95% sono arteriopatie diabetiche. Quindi per forza Quindi è deriva cambiata totalmente, proprio. perché è cambiata la tipologia di pazienti, completamente. Paziente arteriopatico puro è molto più raro. Quindi ormai c'è un quadro Sì, perché il completamente diabete è diverso. diffusissimo al di Certo, sopra dei è 50-55 anni, vero. o Ormai in quantomeno effetti. l'iperglicemia a digiuno, sì, ed è molto diffusa. Sì, ormai appunto è chiamata la patologia del Infatti, benessere. Quindi. infatti, infatti. Allora, a proposito di arteriosclerosi, appunto, ormai si sente parlare di questa patologia, insomma, pensiamo che sopraggiunga in età avanzata, però alla fine bisogna anche cercare, se è possibile, di prevenirlo, se si può in questo senso, ove non ci siano, ecco, delle manifestazioni, ecco, per quanto riguarda di famiglia, Sì, volevo dire, delle familiarità, ecco, le familiarità, sì. certo. Allora, esistono dei segni evidenti o specifici per riconoscerla? L'aterosclerosi purtroppo è una malattia se non, che in genere dà segno di sé quando ormai siamo nella patologia. E studi anatomopatologici dicono che addirittura l'inizio dell'aterosclerosi si ha già a 20 anni quando in base a sezioni da cadavere e compare la fatty streak, cioè dire la stria lipidica nelle arterie, a 20 anni. Quindi immaginiamoci un paziente a 50 sano, immaginiamoci un paziente a 50 anni diabetico, fumatore. Quindi ritorniamo a quello che mi diceva lei prima, lo stile di vita è fondamentale. Fondamentale. Ovviamente il terreno genetico è altrettanto fondamentale. Certo, quindi praticamente noi arriviamo a sapere o di avere appunto Sì, una. quando è sintomatica. Tranne, vi ripeto, che non abbiamo un buon senso, per esempio, in pazienti con particolari fattori di rischio, a fare un ecodoppler carotideo al di sopra dei 50 anni. Vi premetto che l'ecodoppler carotideo è rientrato addirittura in un progetto del Senato della Repubblica, si chiamano ICTUS, per cui insieme a Rotary Club, che noi adotteremo peraltro come Rotary di Reggio Calabria, anche con estreme difficoltà, perché non è facile fare prevenzione Beh, nel sistema infatti. sanitario nazionale Sì, è oggi, vero. perché abbiamo troppe urgenze da fare È fronte, e per cui bisognerebbe fare un ecodoppler carotideo al di sopra dei 50 anni a tutti i vero. pazienti. Obbligatorio, magari, Dovrebbe perché essere in effetti. soprattutto in pazienti con Certo. familiarità.
il fatto di visto come di ipertensione o fumatorio, assolutamente. Diciamo che poi i medici non siete messi nelle condizioni, no, proprio. Purtroppo di... no, perché noi non abbiamo, è giusto. Noi siamo, dobbiamo sopperire alle urgenze, alle patologie arteriose di un bacino d'utenza di 500.000 abitanti. Non potremmo avere lo spazio di fare prevenzione. Peccato, perché appunto, come stiamo dicendo, appunto, come diremo sempre anche con altri specialisti, la prevenzione sì, davvero è fondamentale. Fondamentale, può ridurre tanti rischi seri e può sicuramente, diciamo, non peggiorare la situazione. La prevenzione e l'informazione. E l'informazione, ma questo sicuramente. Allora, abbiamo parlato quindi di arteriosclerosi, ma è possibile che questa patologia sia anche, cioè sopraggiunga anche con altre patologie più gravi che magari... che ne so, interessano altri organi, tipo il fegato, tipo... Sì, generalmente diciamo che i fattori di rischio sono l'ipertensione, il diabete, ma è logico che spesso noi ci troviamo di fronte a pazienti che hanno molte patologie, lì la situazione si complica ovviamente. Esatto, quindi può peggiorare. Può peggiorare notevolmente alcune situazioni patologiche, lì soprattutto malati di fegato, malati cardiaci, dove poi la aterosclerosi alla fine è anche quella che ha provocato l'infarto del miocardio, e sono pazienti molto delicati. Infatti i nostri pazienti non sono mai pazienti facili, i pazienti della chirurgia vascolare sono sempre pazienti molto complessi. Esatto, quindi anche proprio come di come per sé proprio. Quindi come rischio di mortalità operatoria sono sempre dei pazienti, cioè noi non troviamo mai un paziente con una monopatologia, cioè il paziente che ha una stenosi isolata dell'arteria carotida e basta. Certo. Spesso sono pazienti cardiopatici, diabetici, epatopatici, quindi sono pazienti molto difficili. Quindi non è detto che debba sopraggiungere anche con la senilità, con la vecchiaia. Diciamo che con l'aumento della vita media noi consideravamo il cinquantenne 30 anni fa anziano, certo. Ormai non è più così. Certo. Quindi l'aterosclerosi ci meravigliamo se ce l'ha il sessantenne, però purtroppo. Può anche succedere. Allora, le conseguenze della cosiddetta stenosi cardiaca, quindi parliamo di TIA e ovviamente di ictus. Sì, le conseguenze della stenosi cardiaca, come diceva lei, sono le ischemie cerebrali, sì, che possono avere dei vari gradi di gravità. Dalla TIA, dall'attacco ischemico transitorio, che si risolve in genere o immediatamente. Ecco, come si manifestano questi famosi attacchi di... Sì, si manifestano praticamente, che succede? Va dalla placca carotidea, dalla stenosi carotidea, in genere si distacca un piccolo pezzetto, un micro pezzo di placca che va a chiudere una piccolissima arteria cerebrale. Ovviamente noi parliamo in base al territorio che questa arteria irrora. Se l'arteria cerebrale irrora un territorio abbastanza importante, abbiamo l'ictus cerebrale, cioè dire l'ictus stabilizzato, per cui vi sono le emiparesi, per esempio, cioè la paralisi di un braccio che è sempre controlaterale, perché ricordiamoci che le fibre nervose si incrociano, certo, per cui una stenosi sintomatica della carotide destra mi dà sempre problemi a sinistra. Alla sinistra. Ecco, questo è importante pure. Per cui in base al territorio noi possiamo avere un emiparesi, noi li chiamiamo faccio brachiocleurale, quindi praticamente tutto l'emisoma, come può avere soltanto una piccola parestesia alla mano, come può essere per esempio un'afasia transitoria, cioè il paziente non riesce a parlare per pochi minuti, per poche ore e poi riprende. Ecco. Quindi dipende dalla gravità. Ci sono varie, un arcobaleno di sintomi in base al territorio che viene interessato. Se viene chiusa per esempio la cerebrale media, l'ictus è distruttivo. Se viene chiusa una piccolissima arteria silviana, no. Certo, quindi dipende come colpisce. Esatto. E quindi ecco, in questo senso, come si può, se si può, se è possibile cercare, ma non credo, di prevenire queste... Prevenire con l'ecocolondoppler. Ecco. Assolutamente sì, perché l'ecocolondoppler ci può far monitorare questa placca. Prima di questi attacchi, ecco, questi attacchi come si prima possono... Prima bisognerebbe conoscere la paziente mappa alla placca, carotidea. Sì. Allora, intanto diciamo che il 70% degli ictus sono a pertinenza carotidea, partenza carotidea, l'altro 30% no. Quindi ovviamente il 70% è una percentuale importante. Dicevamo prima che i pazienti a rischio dovrebbero fare un ecocolondoppler. In ogni caso, sempre questa è comunque la via. Perché è difficilissimo trovare in un paziente sano
o quantomeno in un settantenne non iperteso, con un'ipertensione ben controllata, non obeso, che fa un buono stile di vita, una grossa placca della carota. È difficile. Per Certo. cui i pazienti che hanno avuto patologie cardiache o patologie alle arti inferiori, un ecocolordoppio carotideo bisognerebbe farlo. Certo, come si può ritornare, tra virgolette, a una vita normale dopo una ictus? Ecco, Dipende se non se, viene colpita ovviamente in sì, maniera se un pesante. TIA regredisce in 24 ore, si studia la placca carotidea, se la placca è emodinamica va trattata chirurgicamente con lo stent. Se non è una placca emodinamica, può succedere che provenga anche da una placca non emodinamica, si fa terapia anticoagulante, cioè dire si scoagula un po' il paziente e allora sarà più difficile l'ictus cerebrale. Gli episodi di TIA poi portano lì, possono Aumenta il portare rischio, a ovviamente, aumento. sì. Ricordiamoci che l'intervento chirurgico è sempre un bilancio tra i rischi e i benefici. Noi sappiamo che un paziente con una stenosi carotidea superiore al 70% ha il rischio di 5% all'anno di contrarre un ictus cerebrale. Significa che in 10 anni il 50% di quei pazienti si farà un'ischemia cerebrale. Quindi Tassativamente, insomma, tassativamente purtroppo, andrebbero operati, sì. quindi alla fine, insomma, bisogna cercare, ecco, soprattutto di prevenire. Anche perché, scusi se l'ho Sì, interrotta, anche prego. perché oggi, con un esame banalissimo, Esatto, quindi non bisogna andare chissà dove, ecco, non bisogna andare chissà Ecco, è dove. importante veramente rivolgersi con fiducia al proprio Sì, medico, proprio per cercare, ecco, soprattutto se si hanno queste patologie, non mi stancherò mai di dirlo, esatto, un paziente veramente, diabetico a 50 perché. anni iperteso dovrebbe fare un ecodoppio carotideo, Certo. sicuramente. E gli episodi di ictus invece, chiamiamoli irreversibili, tra virgolette, nel senso che possono portare danni, quali danni La importanti? paralisi Quella è. definitiva, sì, anche problemi cognitivi, ovviamente, è tutto in base al territorio cerebrale interessato. Colpito. Sì. Dobbiamo ricordarci una cosa, che la natura, ringraziando il Dio, ci ha dato un meccanismo di compenso. Noi abbiamo visto dei pazienti con arterie carotidi completamente trombizzati, asintomatici. Questo perché? Perché purtroppo non abbiamo le immagini, perché all'interno del cervello le carotidi di destra e di sinistra, le arterie vertebrali, si incontrano in una rotatoria che noi chiamiamo poligono di Willis, che ha la funzione di compensare eventualmente delle occlusioni carotidee. Per cui se si occlude un'arteria cerebrale di destra, il sangue potrebbe provenire dall'arteria cerebrale e dalla carotide sinistra. Sinistra. Lei mi potrà chiedere, allora non dovrebbe esserci mai l'ictus? In effetti No, glielo stavo dicendo. no, perché purtroppo questa rotatoria ha due piccole stradine che comunicano, destra e sinistra, e sono le arterie comunicanti. Quando la comunicante anteriore o la comunicante posteriore sono iposiplastiche, cioè sono piccoline, non c'è il compenso. Certo, non ha effettivamente strade da. Esatto, non c'è più quella stradina che ci aiuta a fare. Esatto, Esatto. viene a mancare purtroppo, beh, con conseguenze, certe volte purtroppo Purtroppo mortali. tragiche, anche mortali, Esatto, anche anche mortali. mortali. Perché per esempio le ischemie cerebrali del tronco dell'encefalo sono spesso mortali, perché la corteccia cerebrale spesso da problemi di motori al braccio, alla gamba. Il tronco dell'encefalo, dove sono contenute per esempio il centro del respiro, il centro della Certo. termoregolazione, il centro Proprio vitale alla della frequenza fine. cardiaca, ovviamente lì il paziente rischia la Certo. vita. Allora, a proposito della carotide, la carotide sappiamo che è un organo importante per il nostro corpo. Allora, che funzioni ha e quando si ostruisce, quali problemi alla fine abbiamo detto può La dare? carotide è un vaso che nasce dall'arteria anonima a destra e dall'arco aortico a sinistra, quindi nel mediastino, e sale nel collo e poi a livello, diciamo, di metà collo si biforca in due rami, la carotide interna e la carotide esterna. La carotide esterna ha la funzione di portare sangue ai muscoli del viso, quindi non ha un'importanza fondamentale. La carotide interna sale verso l'alto, attraversa, penetra nella base cranica, attraverso il sifone carotideo, e Quindi porta quella si sangue, sì, ostruisce.
Ricordiamoci che oltre alle carotidi sono spesso misconosciute, anche se possono avere problemi seri, ci sono le arterie vertebrali. Per Certo. cui il circolo arterioso cerebrale è composto dalle due, cioè rifornito dalle due arterie carotidi, dalle due arterie vertebrali che danno il circolo posteriore, che poi si incrociano in quella famosissima Sì, ma rotatoria che sì, avevamo detto esatto. noi. Quindi un'ostruzione della carotide è veramente pericolosa. Quindi esatto, può portare a delle Assolutamente, può essere degli patologie, quindi ischemie cerebrali veramente gravissime. gravissime. Ricordiamoci anche che qualora, diciamo, dovessimo fare una gradazione della pericolosità, è più pericolosa la stenosi carotidea sinistra che quella destra. Perché? Perché nel paziente destrimane l'emisfero cerebrale dominante è sempre il sinistro, per cui un'ischemia cerebrale sinistra è più grave di quella destra. Certo, e quindi in questo senso, insomma, quando si ostruisce la carotide, in questo senso, cos'è che alla fine succede realmente Succede, nel diciamo paziente? che generalmente l'ostruzione completa può portare alla morte, se non ci sono quei circoli di compenso di cui parlavamo, soprattutto se acuta. Ma quello che è più temibile è che all'interno della placca si generi, noi diciamo, perché la placca degenera, la placca cresce, prima è una piccola placca fibrosa, poi piano piano all'interno della placca ci sono dei fenomeni degenerativi, per cui Quindi si può si ingrossare. ingrossa, ci possono essere delle emorragie intraplacca, cioè dire all'interno della placca si rompono le cellule endoteliali e danno delle emorragie. La superficie endoteliale, che è un piccolo pavimento, si rompe e quello che c'è all'interno della placca viene embolizzato distalmente, cioè a livello cerebrale. E lì arrivano la sintomatologia ischemica, che ripetiamo che può essere transitoria con l'ittia o stabilizzata con Certo, l'ittosi. sì. E in base al territorio interessato si avranno i sintomi. Quindi in questo senso anche tutti i pazienti che hanno determinate patologie importanti Cioè, devono devono sottoporsi. sottoporre. C'è un È una. intervento semplice, abbiamo detto, che per bloccare. L'endarterectomia, sì, l'endarterectomia, cioè dicevamo. No, No, l'ecodoppler è un intervento di sì, 10 minuti. esatto. In 10 minuti già Mi un riferisco. operatore esperto capisce il problema. E molto spesso oggi io volevo fare una nota, si ricorre spesso all'angiotac. Io la lascerei in casi molto molto Come selezionati. mai? Ma perché l'angiotac ha delle indicazioni particolari, secondo me, anche se io vi ripeto che forse per alcune forme o di medicina difensiva oggi non c'è l'operatore difficilmente formula una diagnosi definitiva, per cui rimanda sempre l'angiotac. L'angiotac ha i pro e i contro. I contro sono sicuramente la somministrazione di mezzo di contrasto. E in che consiste questo mezzo di contrasto? Mezzo di È pericoloso contrasto di per sé? Il mezzo di contrasto è diciamo una medicina, tra virgolette, che si mette all'interno della vena mentre si fa una scansione TAC, colora queste arterie e ovviamente le arterie si Si vedono vedono. molto meglio con la TAC, sì. Però il paziente, un angiotac degli arti inferiori sono 500 radiografie del torace, quindi il contenuto di raggi X che prende un paziente Beh, è altissimo. effettivamente, certo. Difatti, negli Stati Uniti d'America hanno iniziato a bandire questi angiotac, che una volta facevano molto facilmente, perché ci si vede la comparsa anche di linfomi, di leucemia, Certo. perché logicamente fare in un paziente ogni 6 mesi un Una angiotac, dose importante una di dose importante di raggi raggi. Quindi dove si può arrivare con l'ecodoppler, cerchiamo di è arrivare con meglio, l'ecodoppler. ecco, soprattutto appunto per non Sì, causare dei l'angiotac è danni fondamentale nello ulteriori. studio del circolo intracranico, questo sì, perché noi Quindi lei proprio in quale patologie proprio sente di Ma l'angiotac è magari. fondamentale negli aneurismi dell'aorta, perché l'ecografia lo vede l'aneurisma, lo misura, quindi noi sappiamo le dimensioni. Non è molto attendibile nella rottura dell'aneurisma, quindi un paziente con un aneurisma dell'aorta sintomatico, cioè dire dolore alla colonna vertebrale, dolori lombari, anche se noi presumiamo che possa essere mal di schiena. Se Esatto. sappiamo che il paziente ha l'aneurisma dell'aorta, mandiamolo subito al chirurgo vascolare, Certo. transitornale. E soprattutto nella pianificazione dell'intervento, per cui se io penso, non abbiamo parlato di aneurismi, non so se ne Sì, ne parleremo, parleremo ecco. tra poco. Comunque la pianificazione dell'intervento è fondamentale l'angiotac, altrimenti l'angiotac
non ha un senso logico oggi come oggi. Certo, quindi Diciamo, è un'indagine bellissima, ma di secondo livello. Cioè, alla fine non è utile È per. utile solo nella pianificazione Ecco, dell'intervento chirurgico. esatto. Allora, l'insufficienza venosa cardiaca, da cosa è caratterizzata e quali sono appunto le cause? L'insufficienza cardiaca, ovviamente sarebbe più giusto parlarne col Sì, cardiologo. quello sì, ma perché so che Generalmente le stesse cause dell'aterosclerosi sono malattie comunque coronariche. partono tutte da Sì, lì. malattie coronariche, aterosclerosi coronarica, sicuramente. Quindi le cause alla fine sono sempre Sono quelle, anche lo sempre uguali, stile di vita. ma infatti l'aterosclerosi è una malattia polidistrettuale. Cioè il Ti paziente con interessa un stenosi. po'? Noi abbiamo utilizzato dei protocolli standard per cui i pazienti che noi dobbiamo sottoporre a chirurgia arteriosa vanno sempre valutati dal cardiologo che ci deve dire il rischio cardiovascolare. Per cui di fronte al sospetto di una coronaropatia, il paziente prima di essere operato alla carotide o di aneurisma dovrà fare la coronarografia. Certo. Questo è fondamentale. Quindi dopo di ciò si Sì, dovrebbe. prima Sì. si fa la coronarografia e poi si opera, cioè prima lo vediamo noi, lo veicoliamo, diciamo, lo screeniamo verso l'intervento chirurgico perché ha l'indicazione dell'intervento, però prima di operarlo lo mandiamo dal cardiologo che ci deve dire se secondo lui è il caso di guardare le coronariche in quel paziente, le coronarie in quel E quindi in paziente. base allo Sì. stato di salute, insomma, delle coronarie si Delle coronarie, poi se interviene. loro ritengono di trattare prima le coronarie, le trattano e poi noi Certo. trattiamo il paziente, altrimenti possiamo passare Quindi in questo senso all'ospedale. si lavora in tandem con Certamente, sì, il certamente, cardiologo. assolutamente. Allora, cos'è, in cosa consiste per esempio l'angioplastica delle arterie e delle gambe, Sì. soprattutto degli arti inferiori, e quando si rende necessaria? Sì. L'angioplastica è. Allora, intanto si rende necessaria quando noi abbiamo le arteriopatie periferiche, cioè l'aterosclerosi delle arterie degli arti. Oramai, diciamo, il trattamento endovascolare, l'angioplastica, è il trattamento, come diciamo noi, la first line therapy, la prima linea di terapia. Non c'è niente da fare, vengono approcciati quasi tutti con l'endovascolare. Certo. Cioè, su 100 pazienti ne trattiamo 95 direttamente con l'endovascolare. E mettere un palloncino all'interno dell'arteria, dilatare questo palloncino e portare a un diametro il palloncino che è il diametro dell'arteria nativa, non malata. Certo. Cui un'arteria femorale superficiale, quella che decorre nella coscia, un 5-6 mm, noi mettiamo un palloncino di 6 mm, lo gonfiamo e schiacciamo questa placca che ostruisce contro le pareti e apriamo il vaso Quindi per decorrere più per fare facilmente, sì, fluire meglio il fluire. sangue. Adesso ci sono due innovazioni. La prima non è proprio un'innovazione, sono gli stent. Quando la superficie dell'arteria dopo l'angioplastica non ci piace molto, perché può capitare, Certo, può no? Noi succedere. diciamo c'è una piccola dissezione, cioè la parete non è perfetta, ma c'è un piccolo flap intimale, cioè una parte di parete la vediamo che si muove nel sangue, allora lì non siamo tranquilli, mettiamo uno stent che è un tubo all'interno dell'arteria. Quindi un tubo che resta Un lì. tubo che rimane lì, sì, che serve per accollare questa superficie che non ci piace Esatto, quindi muovere. per livellarla Non si mette magari. sempre, diciamo si mette 3 volte su 10, non Quando spesso. succedono, ecco, come Esatto, lei dice, quando non ci piace molto la questi. superficie. Adesso la vera innovazione è l'avvento dei palloni medicati. Che sono? Sono dei palloni impregnati di farmaco. Questo farmaco si chiama paclitaxel, è un farmaco che nacque come antimitotico, cioè dire un vecchio farmaco antineoplastico che serviva per bloccare la proliferazione cellulare. Si è scoperto che impregnando i palloni di angioplastica, questo viene distribuito nella tonaca media dell'arteria, per cui noi evitiamo col pallone medicato la proliferazione medio-intimale post-angioplastica, che è poi il rischio di recidiva nella Ecco, malattia arteriosa. esatto, perché ecco, E il queste, ci futuro è quello: sono sì, ci sono le queste recidive, recidive ci sono famose, le abbiamo recidive, parlato. assolutamente sì, ma adesso con i palloni medicati sono abbattute il Quindi 90%. praticamente Non ci, sì, quasi scomparsa, si può dire. esatto. Bene.
Quindi la percentuale di riuscita l'abbiamo detto, è diciamo che veramente costano un bel po', vabbè, costano in doppio dei parlamentari, però obiettivamente però, c'è la riuscita, se c'è la riuscita diciamo che si risparmia dopo. Esatto, diciamo cioè nel tempo questo paga, sì. Ovviamente. Allora, cosa si intende per aneurisma dell'aorta addominale? Sì, l'aneurisma, le cause ovviamente. Sì, l'aneurisma è una, non solo dell'aorta addominale, ma di tutte le arterie, una dilatazione patologica delle arterie. Si parla di aneurisma quando la dilatazione supera generalmente il doppio, due volte e mezzo la normale diametro, per cui l'aorta che ha un diametro di circa un centimetro e mezzo nell'aorta sana, l'aorta addominale, quando superiamo i 3 centimetri noi si parla di aneurisma dell'aorta, quando di sotto i 3 centimetri è un'ectasia arteriosa. Ma è meno importante come patologia? È meno importante, ora vi spiegherò perché. Sì. La dilatazione dell'aorta addominale è una patologia di per sé gravissima, perché? Perché la rottura dell'aorta addominale porta a morte in 10 minuti. È il quindi vaso più grosso del nostro corpo, certo. Immaginate che in un minuto ci passano 5 litri di sangue, quindi la sua rottura è gravissima, certo. Una patologia gravissima. Ovviamente non tutte le aorte aneurismatiche si rompono, noi sappiamo da studi che il pericolo di rottura dell'aorta aumenta con l'aumentare del diametro, questo in base anche a una legge fisica, la legge di Laplace, per cui all'aumentare del raggio aumenta la tensione parietale, che un liquido esercita sulla parete, per cui se il raggio del vaso aumenta, aumenta la tensione che il sangue esercita sulle pareti dell'aorta, quindi aumenta il rischio di rottura. Certo. L'aneurisma che supera i 5 cm c'è l'indicazione al trattamento, assoluta. Quindi lei vede sempre attraverso l'ecografia. Il livello, diciamo, sì, della misuro il diametro antero-posteriore, che è quello che fa fede, non quello longitudinale, ma quello antero-posteriore, cioè dalla colonna vertebrale all'addome. Sì. Se questo diametro supera i 4,5-5, il paziente deve fare un angiotac e deve essere veicolato al trattamento. Questo non è universale, perché? Perché pure aneurismi di 4,5 cm che hanno delle morfologie particolari, noi chiamiamo blister, tipo gli aneurismi sacciformi, cioè delle piccole palline, lì sono più pericolosi, allora anche quello dei 4 cm e mezzo dovrebbe essere trattato. Come deve essere trattato l'aneurisma che, pur avendo 4 cm e mezzo, in un anno cresce più di mezzo centimetro l'anno. Esatto, quindi che quindi la crescita esponenziale dell'aneurisma, anche su un aneurisma piccolo, è rischiosa. Quindi ci sono vari criteri, bisogna essere un po' elastici. Esatto, quindi ma lei sempre comunque considerato i centimetri, in ogni caso interviene prima con la terapia medica la o direttamente con la terapia è quella con di rimuovere i fattori di rischio, ecco. Cioè di riabbassare la pressione arteriosa. Quindi questo come linea in questo generale. Sempre, anche sull'aneurisma di 3,5 cm, io consiglio sempre e di non fare sforzo. E poi si interviene? E poi al di sopra dei 4,5 cm, 5 necessariamente. Va operato il paziente. Quindi le cause dell'aneurisma dell'aorta, per esempio? Le cause sono, una volta si pensava fossero come quelle dell'aterosclerosi, quindi stile di vita. Anche adesso l'ultima edizione del Rutherford li chiama malattie degenerative, perché si sa che è una degenerazione anche su base genetica della parete aortica, per cui c'è una predisposizione sicuramente genetica sulla quale poi quindi una degenerazione soprattutto delle lamine elastiche del vaso, per cui la degenerazione della lamina elastica provoca piano piano uno sfiancamento di questo vaso. Su questo ovviamente ci si mette fumo di sigaretta, ipertensione non trattata e tutto il resto. Esatto, che peggiore aggrava ovviamente fa il suo. La situazione. Però in ogni caso chi sa di avere un bagaglio genetico che include queste patologie. Se nella vostra famiglia c'è stato sicuramente una lesione aneurismatica va fatto sicuramente. E ricordiamoci che ci può essere non solo l'aneurisma dell'aorta, ma l'aneurisma degli arti, l'aneurisma sì, cerebrale. Certo. Quindi bisogna anche fare uno screening di tutti i livelli arteriosi. Esatto, quindi per avere problemi. Anche dell'aorta toragica, Certo. Pazienti con aneurisma dell'aorta addominale deve fare un attacco del torace o un'ecocardiografia per vedere se c'è un aneurisma dell'aorta toraco-addominale. Esatto, come ci si accorge di soffrire di questa patologia, se ci sono dei sintomi? Non ci si accorge. Non ci si accorge perché proprio è silenziosa anche in questo momento. A meno che non abbiamo un medico che è molto attento, non siamo molto magri, il nostro aneurisma non è molto grosso per cui si vede al di fuori della pulsare, al di fuori dell'addome, non ci si accorge purtroppo con la rottura.
Quindi già ormai ha patologia già avanzata. patologia avanzata quasi mortale, oppure noi spesso li vediamo pazienti che fanno ecografie addominali per altre ragioni, quindi sono degli scontri occasionali. Quindi purtroppo in questo senso è sempre La neurisma, no, necessaria. l'aneurisma è sicuramente, infatti, quello che, di cui vi parlavo prima, cioè dire lo screening, è partito con lo screening dell'aorta addominale, che noi attualmente abbiamo adesso in piedi a Reggio. Lì veramente un'ecografia, un ecodoppler addominale in un paziente oltre i 60-65 anni con dei fattori di rischio può veramente salvare la vita. Quindi anche chi prende magari la cosiddetta pillola della pressione, quindi Assolutamente sì, magari ecco per. assolutamente sì, potrebbe avere un aneurisma dell'aorta che non conosci. Esatto. Quindi anche se si inizia ad avere dei Assolutamente, piccoli. ma sono quasi sono asintomatici, non danno Esatto. fastidio minimamente. Quindi in Infatti questo senso. l'80% di quelle che noi operiamo in elezione, anche perché la mortalità in urgenza è altissima, si arriva al Infatti. 90%, cioè 9 persone su 10 non escono vive dalla sala operatoria, perché vi dicevo è Si un... arriva Sì, ormai. anzi ora con la chirurgia endovascolare, grazie a Dio, non si apre manco più Certo, l'addome, certo, quindi certo. si salvano molte più persone. Meno male in questo senso. Tutti sono pazienti che giungono alla nostra osservazione per una TAC fatta per un'altra ragione, per un'ecografia fatta per un'altra ragione. Esatto, quindi in quel senso si accorge magari E ci quasi si per accorge di avere la caso. dilatazione aortica, sì. E quindi chi dovrebbe temere alla fine? Quale categoria di Tutti i persone? pazienti Tutti? sì, tutti i pazienti. Non c'è una categoria, sicuramente quelli che hanno la familiarità, questo non c'è dubbio, ma l'aneurisma dell'aorta colpisce tutti i tipi di pazienti, i Come maschi infatti, più delle donne. quali sono esattamente, ecco, queste patologie dell'aneurisma dell'aorta addominale e le tipologie di intervento, ecco, in questo Ormai senso? il 90% dei pazienti, se non di più, si tratta per via endovascolare. Si posiziona un'endoprotesi con un approccio inguinale, attraverso le arterie si sale questa endoprotesi che si apre all'interno della sacca aneurismatica, isola, diciamo, si crea una nuova aorta. Si crea una nuova aorta che viene lasciata all'interno dove il sangue rifluisce e viene escluso l'aneurisma. Infatti si chiama esclusione endovascolare dell'aneurisma dell'aorta addominale. Oggi noi addirittura fino a qualche anno fa facevamo dei piccoli taglietti all'inguine, ormai li facciamo solo con i buchi, nemmeno si taglia. Esatto. Se voi pensate il progresso che ha fatto la medicina fino a 15 anni fa, si apriva, si facevano quelle, noi dicevamo una laparotomia totale, quindi dall'apofisi del sifoide dello sterno fino al pube. Ora sì, con due buchi si In operano. questo senso la medicina Ha veramente ha fatto dei passi raggiunto da dei gigante, ha fatto passi dei passi da enormi, gigante. veramente anche nel senso come dicevamo prima, proprio della prevenzione, perché in effetti una volta si arrivava già che c'era la sentenza, Sì, insomma. infatti, oppure si Esatto. arrivava con aneurismi enormi di 8-10 cm, che Che non se, si arriva sì, ormai se ne vedono pochi, forse, ecco. forse vengono magari dai paesi interni, ecco, ma altrimenti non se ne vedono più di questi aneurismi. Grazie a Dio se ne vedono pochi. Bene, quindi abbiamo detto un po' della prevenzione, ma parliamo anche di come un paziente in età avanzata può cercare anche di prevenire lui queste Sì, patologie, diciamo, anche io se. per la verità consiglierei ai pazienti anziani, perché ormai l'età è già di per sé un fattore di rischio. Esatto, abbiamo visto che anche pazienti giovani, Infatti, in figuriamoci il effetti. paziente ottantenne o settantenne. Anche se ripeto che il sistema sanitario nazionale purtroppo non può sopportare questo impatto, ma lo screening è fondamentale. Cioè fare per esempio un ecodoppler carotideo arti inferiori ed addominale, noi già facciamo il punto, cioè se a 70-75 anni le nostre arterie degli arti, carotidi, la nostra aorta va bene, siamo tranquilli. Sono esami che in mezz'ora ci hanno fatto uno screening completo, quindi Ma con quale incidenza si devono fare anche ogni anno, se il paziente è annuale? sano si può fare ogni 2-3 anni, se il paziente è patologico ovviamente dipende dalla Certo, patologia. dipende dalla Se il patologia. paziente ha una stenosi della carotide del 65% deve farlo ogni 6 mesi, se la stenosi del 45-40% basta ogni anno. Ecco, bisogna vedere anche il problema che c'è.
Le medicine in questo senso sono anche molto d'aiuto, insomma, sì, i medicinali, gli antiaggregati ecco, sono fondamentali. Quelli alla fine sì, diciamo che hanno un abbassano, ruolo. Sì, hanno un ruolo fondamentale, abbassano anche il numero di pazienti che vengono veicolati all'intervento chirurgico, assolutamente sì. Quindi anche se qualcuno magari può avere una patologia più importante, sicuramente verrà trattata. Ma di fatti, per esempio, per gli arti inferiori, io in base a alcuni tipi di patologie, cioè soprattutto tipologie di pazienti, non consiglio sempre l'intervento chirurgico. Ecco, perché tanti magari si rivolgono a lei spaventati. No, ci sono pazienti e pazienti. Mm. Per esempio, già noi parlavamo all'inizio del discorso della claudicazio. Sì. Una claudicazio che noi chiamiamo la 2A, che sarebbe una claudicazio a 200 metri, 250 metri, cioè che il paziente cammina e si deve fermare perché non arriva sangue alle arterie delle gambe, ha il crampo, ha il dolore muscolare. Una cosa è la claudicazio nel paziente 75enne, 80enne, certo. Per cui che fa il paziente? Va a prendere un caffè, compra il giornale, quindi lo può tollerare. Io non consiglio l'intervento chirurgico, assolutamente. Ma in questo senso può regredire questa diciamo situazione? Diciamo che migliora con l'esercizio fisico. Cioè dire, il paziente che fa 200 metri e si ferma, e nei mesi, se continua a fare questi 200 metri, poi si ferma e ricontinua a camminare, piano piano vedrà che questi metri diventano di più, 300, 300. Il paziente però in attività lavorativa, il sessantenne, che ne so, industriale, che va negli aeroporti, esatto, ovviamente non può tollerare una claudicazio a 200 metri, allora lì bisogna fare qualche cosa. Quindi bisogna vedere anche della tipologia dei pazienti. Non è necessario. Assolutamente non è indicato sempre l'intervento di. Lo stesso vale per le carotidi. Il paziente con gravissime patologie cardiovascolari, epatiche, una stenosi del 70%, io gli dico di fare una terapia antiaggregante importante. E in questo senso può essere, sì, diciamo, quasi assolutamente sì, risolutivo. Soprattutto se è asintomatico, se non ha avuto mai ischemie cerebrali, se non ha avuto mai TIA, una buona terapia antiaggregante probabilmente lo aiutiamo molto di più di un intervento chirurgico e potrebbe dare le sue complicazioni. Esatto, quando si hanno certe volte dei piccoli svenimenti, questo può essere un campanello d'allarme, perché molte persone, a molti succede, assolutamente, e si chiedono magari, ecco, magari sottovalutando, sì, anche, assolutamente, perché sì, si tende a pensare chissà perché ad altro, sì. Però ecco, in perché una tipologia di paziente al di sopra dei 50 anni iperteso sì, potrebbe essere, certo. Quindi questi piccoli, certo, nella giovane donna 35enne, sì, no, certo, non la troveremo mai la stenosi della carotide, però nella tipologia di paziente, quindi da una certa età, tipo dai, sì, 50 dai 50 anni in sopra, assolutamente potrebbe essere la sincope, potrebbe essere cardiaca, ma potrebbe essere anche carotidea. Esatto, quindi anche in questo senso è importante in ambedue le patologie cercare di trovare una, quantomeno, un'integrazione. Beh, e cosa si sente di consigliare alla fine di questo nostro percorso per quanto riguarda, ecco, per le nostre arterie, la salute? Per quanto riguarda le patologie arteriose, la prevenzione è fondamentale, probabilmente anche più delle patologie venose. Sì, per due motivi, sia perché le patologie arteriose sono sicuramente molto più pericolose, questo non c'è nessun dubbio, e sia perché risentono moltissimo dello stile di vita, per cui, e sia perché sono spesso, io li chiamo, questi fattori di rischio sono degli assassini silenziosi, dei killer silenziosi. Esatto, perché sono asintomatici. Il fumo di sigarette è un killer silenzioso che dà segni di sé quando ormai è troppo tardi. Certo. E lo stesso vale per il diabete, lo stesso vale per l'ipertensione. L'ipertensione dà segno di sé quando c'è presente il danno d'organo. Per cui controllarsi, se facciamo parte di alcune categorie da rischio, sicuramente fare una diagnostica che ci può dare un aiuto per capire il tipo di patologia e se c'è la patologia aterosclerotica. Oggi come oggi con poco si fa, esatto, non è come non è invasiva, 30 è anni tranquilla. Fa, esatto, per cui diciamo ci sono assolutamente i mezzi per non ammalarsi di malattie aterosclerotiche e soprattutto non arrivare a complicanze gravissime come la rottura dell'aneurisma, esatto, ischemia cerebrale o l'amputazione dell'arto, che è veramente, esatto, una situazione tragica sia per il paziente che spesso anche per il chirurgo la deve fare. Esatto. E con questi preziosi consigli io la saluto, la ringrazio di essere stato mio ospite di nuovo e per quanto mi riguarda vi rimando al prossimo appuntamento con Progetto Salute. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera.